a Maidstone, alla Invicta School. Grammar School. Beh, Maidstone è una cittadina incantevole, direi. Ci sono pochi abitanti ed è una cosa che sinceramente a me piace molto di più rispetto, che so, a Londra, che è davvero caotica e non mi piace questa cosa. E poi vabbè, bei palazzi, tutto, è tutto vicino, il centro è lì, c'è il parco, è tutto molto vicino. Sì, a piedi, raggiungibile, sì. A piedi puoi andare praticamente ovunque. Un punto forte secondo me è stato la piscina, perché Maidstone vanta un impianto coperto e con l'acqua semi riscaldata, facile da arrivare anche a piedi, che secondo me pochi altri posti hanno. Una piccola cittadina, quindi si vede proprio tutto ciò che riguarda la cultura inglese e le tradizioni, mentre vivendo a Londra può essere più dispersivo. Maidstone è stato molto concentrato e ci ha fatto proprio immergere in quello che è stata la loro cultura. Maidstone ha saputo sorprendermi con la sua gente e persone che ci vivono, con l'attività impressionante che c'è di persone che ogni giorno si spostano oppure rimangono in città per svolgere le attività quotidiane. È molto accogliente, cioè, ci è piaciuta tanto, non so come la definirei. Piccola ma accogliente. Non so neanche perché, forse la definirei colorata. Durante il pomeriggio abbiamo fatto diverse gite a Rochester, che è una città vicina, e poi due volte a Londra. Particolare è stata la gita a Rochester, perché abbiamo avuto tanto tempo libero in cui da una parte potevamo scegliere se andare a farci i fatti nostri, dall'altra c'era un sacco di attività offerte dalla città gratuite in cui potevamo entrare per conto nostro, quindi anche dal punto di vista culturale è stato bello. Sì, carina Rochester, invece prima volta che siamo andati a Londra non mi è piaciuta, perché tempo libero tanto in un posto con pochissimo, quindi molto dispersivo e poco soddisfacente. Questa volta invece siamo a Londra, molto meglio, abbiamo visto alcune cose interessanti come magari Buckingham Palace, altri palazzi importanti, e boh, probabilmente questo è dei giri fuori Maidstone, questo è quello che mi piace di più. È stata molto divertente, abbiamo conosciuto i tipi diversi di cibi, abbiamo visto un'altra cultura praticamente. Poi mi sto trovando bene, ero un po' preoccupato per il cibo, ma alla fine dai, esatto. Si mangia bene, sì. Si riesce anche a mangiare bene. Sì, ieri sera abbiamo fatto una pasta terribile, però vabbè, a parte quello ci hanno fatto i taco buoni, perciò sì. Io ho mangiato anche delle tagliatelle al ragù, vuol dire... Le tagliatelle erano cucinate bene al fine. Prima di partire pensavo che l'Inghilterra il cibo fosse schifo. E invece sta mangiando come un bue. Sì, la nostra host mamma cucina benissimo. Da Dio anche tanto, tanto. E poi che facesse freddissimo, invece fa caldo, sì, ho la felpa ma fa caldo in realtà. Un momento è il felpone, un momento dopo vorresti... La mattina è o molto freddo e poi il pomeriggio si rivela essere caldo infernale, oppure il contrario, e quindi non sai mai come uscire di casa, ogni volta devi portarti dietro quasi la valigia. Beh, la famiglia è stata un po' una sorpresa, perché dovevo essere da solo, dovevo essere lontanissimo, e rimanere lontano è rimasto costante. Però per vari motivi sono finito in famiglia con Giovanni, dove comunque mi sono trovato bene. La mia famiglia è composta da una coppia di sposi, poi c'è un ragazzo di 17 anni che si chiama Leon e una bimba di appena 3 mesi. E no, niente, sono molto cordiali, ospitali. Il fratello comunque è molto simpatico nei nostri confronti, cerca sempre di includerci nelle cose che fa.
E diciamo che ogni giorno ci arriva sempre un nuovo ragazzo in casa nostra, perché eravamo arrivati che eravamo in due, poi dopo due giorni eravamo in tre, poi dopo una settimana saremo in quattro. Perciò cioè, sono molto ospitali. Ne abbiamo alloggiato con due ragazzi che sono stati molto disponibili e gentili. Hanno una trentina d'anni e sono molto carini, stanno per sposarsi. Bellissima. La casa spacca troppo. Io amo la moquette perché è morbida. Il letto poi ci fa salire l'abbiocco. Sì, un sacco. E poi c'è una veranda col giardino, col tramonto, la sera, è bellissimo. Poi la mia mamma mi fa la cioccolata calda con i marshmallow e la barretta di cioccolata da mettere dentro. Ci porta la colazione a letto, ci vanno a sdraiare sul divano e guardare la TV in inglese. Sì, perché ci tengono la nostra istruzione. Sì, ma sono anche molto amichevoli e gentili. Diciamo che ho beccato bene. C'è lei che è italiana, anche se il cibo alla fine fa un po' cagare, generalmente lo stesso. Però per certe cose magari ci azzeccano di più e sono carinissimi, disponibili e tutto, quindi in realtà tanta roba. Anche se ho preferito il college, cioè più divertente il college della famiglia. Le lezioni sono state abbastanza costruttive e secondo me la durata era giusta, perché comunque non sono diventate troppo pesanti, facendo 3 ore con una pausa, secondo me è una buona media. Io sto imparando personalmente ad avere un dialogo con una persona che parla solamente inglese, no? E poi sto imparando anche i nuovi termini, i nuovi vocaboli. Allora, in classe si avevano prima parte della giornata in cui si faceva veramente lezione con grammatica, vocabolari e niente, impegno da parte degli studenti. La seconda parte invece era molto più dedicata al dialogo con il professore, che rispetto ad altri anni ho trovato molto più semplice e spontaneo. Durante le lezioni ci concentriamo soprattutto sul lessico, ma anche sulla grammatica, e ci troviamo spesso a fare dei dialoghi sia fra noi che fra noi, con noi gli insegnanti. I teacher sono molto simpatici. I nostri prof ci stanno, soprattutto uno, si chiama Nicole, è simpaticissimo, dice un botto di cagare. A scuola? Sì, fuori di testa? Sì, uno in particolare. Gli insegnanti sono simpatici. Sono bravi insegnanti, magari. Sto imparando, riescono a farmi capire bene le cose. Quando vedono che non capiscono, riformulano con frasi magari un po' più semplici. Sinceramente mi aspettavo che ci fossero più classi miste, più momenti in cui stavamo con altri ragazzi da altri paesi. In college incontro un sacco di italiani che alla fine poi non impara niente, perché cioè, l'esperienza al college è completamente diversa. Invece se vai in famiglia comunque per sopravvivere devi parlare un po' di inglese, quindi devi anche un po' adattarti. Però in realtà è stata una gran bella esperienza. Abbiamo imparato, cioè io almeno ho imparato molto, soprattutto stando in famiglia, però in realtà anche a lezione qualcosa, anche se prevalentemente il tempo a scuola era di divertimento. Niente, a lezione parliamo, chiacchieriamo. Parliamo, facciamo molta speaking. Dei giochi, delle sfide maschi contro femmine. Che gasano sì. Molto. Delle sfilate di moda. Sì, già sui banchi. Già. E niente, bello, molto bello. Abbiamo anche fatto attività fisica, diciamo, siamo stati al parco, abbiamo giocato e poi siamo stati numerose volte in piscina, cosa molto positiva visto che fa molto caldo. Con i compagni ci troviamo molto bene, abbiamo fatto un bel gruppo, facciamo casino, molto, facciamo troppo casino e a scuola ci sgridano. È una bellissima esperienza e va vissuta momento per momento. È una bella esperienza, sì, cioè, per imparare un po' l'inglese, se sei un po'. Se non sai niente in inglese, ti conviene fare un viaggio così. Consiglierei assolutamente questa esperienza ai miei amici e niente, divertirei che si studia ma divertendosi. Quindi si impara, ma ci si diverte, si ride, si scherza, è bellissimo. Io gli direi tipo fai la valigia e parti, che ti metti nel deserto, cioè tanto ti diverti e basta. Probabilmente l'attività che mi è piaciuta di più è stato il progetto, ovvero una specie di intervista alle persone a mezzo, per cui abbiamo dovuto fermare delle persone e chiedere cose strane riguardo alla loro vita, al loro lavoro e così. E sì, penso fosse la cosa più divertente, parlare con la gente. Thank you.
people some questions about work. So our project talks about fashion and clothes. We made to people some questions about food, and we asked people some questions about holidays. Our topic is transport. We went to make some asking questions to people. Azione. Senti la mia domanda. Allora, durante il pomeriggio abbiamo fatto diverse gite. Noi siamo qui per studiare l'inglese. Ripetete la mia domanda nella vostra risposta. Quindi okay. Teacher... I teacher sono molto simpatici. Mm-hmm. No, siccome sono i teacher... sono simpatici. Cioè, no, aspetta, rifacciamo. Ok. Allora, azione. Allora, prima diciamo la domanda e poi rispondiamo di nuovo. Cioè, dovete includere nella vostra risposta la mia domanda. La domanda è vaga e questo mi mette a disagio. Se facciamo le cose, le facciamo fatte bene, vecchio. E prima di partire, quando eravate ancora in Inghilterra? In Italia. In Italia. Allora, i teacher sono molto simpatici. Una buona aspettativa. Adesso speriamo che questa aspettativa si compia. Come cazzo parli? Ma come parli? Con i compagni come vi trovate? Bene, molto compagni, bene, ci troviamo molto bene. Ah, è vero. Un momento è il felpone o un momento dopo vorresti... No, niente.